Proveniente da Parigi, a bordo di un Caravelle, è giunto a Roma Maurice Chevalier, immortale gloria di Francia. A riceverlo il regista Negulesco, che attendeva anche la moglie collaboratrice Ellen Dusty. Nella capitale italiana, Chevalier girerà un film, l'ennesimo della sua carriera, a tinte drammatiche. Al suo fianco Ferzetti e Cifariello, Silva Coscina e Lea Padovani, Marina Berti e Rossana Rori. Chevalier non conosce i nomi dei suoi partner, non la trama del film, non la vicenda che è chiamato a interpretare. Ma è sicuro ugualmente, sa recitare anche in trance, portabandiera dei veterani della cinematografia modello 1921 che è migliorato invecchiando, come i vini di Francia.